sindaco, Amidario, Amidario, prego, Giovanni Conte, signora, Giulia Ministra, mi puoi fare. Cari ospiti, autorità civile, il ritmo con cui ASPO completa le infrastrutture necessarie a Reggio di Foggia come un tassello fondamentale del sistema di porto dell'Alto Adriatico. Mette il programma che è davvero ricco di eventi, è davvero importante. Credo sia un evento che raggiunge oggi, in questa occasione, la terza edizione, un evento che sia fiore all'occhiello per la nostra città e un veicolo di promozione importante per Foggia, di dare il comando stesso, indirizzare le azioni della politica ed un comando che sia in qualche modo ispirato anche ad una visione di prospettiva. È più che mai fondamentale che il comando e la guida possano essere indirizzati verso il futuro. C'è oggi più che mai necessità di una politica che sappia guardare oltre, che sappia in qualche modo interpretare i segni dell'oggi per poter indirizzare l'azione di governo del domani. Quindi questo tema che davvero è... Tutti gli ospiti, autorità civili e militari. Ottobre blu è ormai un appuntamento fisso, consolidato degli eventi di Chioggia e quest'anno si riempisce di eventi di importante spessore. Ritengo che ottobre blu sia una vetrina importante, non solo per il porto di Chioggia, ma per tutto il cluster. Saluto come rappresentante della Marina Militare. Buongiorno a tutti, sono Contrammirato Andrea, sono comandante dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia e ho sede, penso lo sappiate, alla Nazionale Storica di Venezia. Sono qui a rappresentare oggi la Marina e volevo brevemente comunicarvi ciò che significa questa manifestazione per la Marina Militare. Quando si guarda una nave si dice il nome di Dio Padre, no? Il nome di Dio. Sì, come nasce la polena, quella nasce nella dimensione del mito, secondo alcuni. In realtà non è proprio così. Diciamo che nell'Ottocento, poi le costruite le ultime polene ne arrivano tantissime. A migliaia addirittura, diceva Re Buffo, che ha dedicato parte della sua vita proprio allo studio della polene, che c'era come si potrebbe pensare. C'erano delle cose, diciamo, c'è un codice figurativo a cui ci si adattava. Quali erano, poi arriviamo proprio alla polena, quali erano le figure che si sceglievano? Io ho tentato nel mio lavoro di fare una sorta di inventario per fare un po' capire di cosa c'era in Italia nei musei del mare, perché ormai le polemiche sono soltanto nei musei. E allora c'erano varie tipologie, personaggi storici, abbiamo un po' che è la più famosa delle polemiche. Della nave di Cristoforo Colombo.